Buongiorno amici, oggi cominciamo una nuova serie dove cuciniamo insieme delle ricette con l'Instant Pot. In questa puntata prepariamo un tris di verdure al vapore. Abbiamo preparato circa 150 g di cavolfiori, 150 g di carotine e 150 g di broccoli. Abbiamo anche comprato un nuovo cestello per la cottura a vapore. Questo cestello è compatibile con le versioni da 6 e 8 litri dell'Instant Pot e secondo noi ha la grande comodità di avere una maniglia in silicone, così a fine cottura non ci scottiamo. Ora versiamo nel cestello tutte le verdure. E ora prepariamo l'Instant Pot. Abbiamo preparato l'Instant Pot Duo da 6 litri. Ora versiamo un bicchiere d'acqua e mettiamo dentro il cestello. Come vedete ci sta di misura su un Instant Pot da 6 litri. Inoltre è anche molto capiente perché come vedete c'è ancora tanto spazio per mettere altre verdure. Ora chiudiamo il coperchio e impostiamo la modalità steam per un tempo di 3 minuti. È un tempo che più o meno va bene a tutti e tre i tipi di verdure. Aspettiamo che finisca la cottura, ci vediamo dopo. Ok, la cottura a pressione è finita. Ora rilasciamo manualmente il vapore. Togliamo il deviatore di vapore e apriamo il coperchio. Disperdiamo un po' il vapore che sta uscendo. Proviamo a estrarre con il manico di silicone. Effettivamente è comodissimo perché non ci scottiamo. Vediamo come sono venute. Prendiamo un cavolfiore, un broccolo e una carotina. Facciamo la prova della forchetta. La carotina va bene. Il broccolo anche, è morbidissimo. E anche il cavolfiore. Mettiamoli tutti in un piattino. Diamo un giro d'olio e un pizzico di sale. Nei commenti in descrizione trovate i link alla pentola e agli accessori che abbiamo usato, il cestello per la cottura a vapore e il deviatore. Noi ci vediamo alla prossima ricetta.